Con Maurizio Sorci a parlare di questa bellissima serata inizia un corso di balli caraibici importante con tanti iscritti. Sì, diciamo che da questa sera daremo inizio a un nuovo corso base per quanto riguarda le danze caraibiche, che comprendono la salsa portoricana, salsa cubana, bachata e merengue. I nostri corsi già sono iniziati, diciamo, da settembre con tantissimi iscritti e speriamo di allargare, diciamo, il nostro giro, diciamo, e far appassionare più persone possibile. Questo è il nostro obiettivo, diciamo. Noi come associazione sportiva dilettantistica, premo specificare che non è a scopo di lucro, diciamo, vogliamo trasmettere, diciamo, quello che sono i valori dello sport e della danza, soprattutto, diciamo, a più persone possibile, e diffondere questa cultura che a noi ha appassionato già da una decina d'anni e che ci coinvolge nonostante i vari impegni e tutto quanto, e ci dà uno stimolo enorme per continuare, diciamo. Avete la fortuna di usufruire di una bellissima struttura qui al centro di Ascoli in via Vidacini. Sì, diciamo, questa è stata veramente una fortuna. Diciamo, abbiamo per caso trovato questa struttura che è stata lasciata libera da un'altra scuola di ballo e ce ne siamo innamorati subito, e dato che cercavamo una nostra sede, diciamo, tutta nostra, dove poter svolgere, diciamo, ecco, queste nostre attività con la massima della passione. Tu sei un campione a livello internazionale di ballo, lancia una sorta di monito, una sorta di appello. Per quale motivo ci si dovrebbe avvicinare alla vostra disciplina? Allora, la nostra disciplina, diciamo, oltre a livello sociale che aggrega, diciamo, e fa conoscere molta gente, diciamo, è anche uno sport a mio avviso molto completo, dove c'è bisogno di una preparazione fisica importantissima, e il connubio con la musica lo rende, diciamo, uno sport a nostro avviso entusiasmante. Anche e soprattutto per chi non fa questa attività, diciamo, a livello professionistico, ma lo vuol fare anche a livello sociale, è importantissimo, magari, che dopo una giornata di lavoro, dopo una giornata intensa, diciamo, è un'attività che scarica un po' lo stress, i nervi e tutto quanto. Con Barbara Morganti, oggi anche per te l'inizio di questo corso, ma c'è da preparare una stagione agonistica, quella 2013, che sarà densa di impegni per voi. Non indifferente, siamo reduci dal campionato italiano di categoria che abbiamo superato con successo la settimana scorsa. Ci siamo concessi solamente 2 giorni di tregua, perché sia per l'inizio dei corsi e poi perché stiamo iniziando a prepararci per il campionato del mondo di Porto Rico a luglio. E quindi, insomma, abbiamo già iniziato intensamente gli allenamenti, che poi comunque sia il nostro è uno sport comunque di squadra. La prima squadra siamo io e Maurizio, anche se piccola, e poi abbiamo comunque un team di amici, comunque di professionisti, che ci segue, come ha detto già Maurizio, nella preparazione prima di tutto atletica, che è la cosa più importante per un ballerino. E poi, essendo il nostro uno sport estremamente scenografico, abbiamo bisogno di un team di supporto come i nostri stilisti, che curano l'abbigliamento adatto a quella che è la coreografia dello show, della performance in gara, così come il make-up e tutto quanto. Quindi sono elementi accessori, ma che non sono trascurabili nel punto di vista di una competizione, soprattutto a livello internazionale, in una vetrina importante come è un campionato del mondo. Ci tengo a precisare che noi siamo atleti, non siamo classificati come ballerini, anche se è il termine più comune, ma siamo atleti della Federazione Italiana Danza Sportiva, quindi siamo tecnici federali e comunque facciamo capo a una federazione che è legata comunque strettamente al CONI, per cui abbiamo anche tutta una serie di regolamenti tecnici, personali e tutto, compreso l'antidoping, da seguire, per cui l'impegno a livello sia fisico ma in tutte le fasi comunque della preparazione è notevole. La vostra è una carriera eccezionale, purtroppo se ne parla poco, ahimè, però voi veramente tenete alta la bandiera dello sport ascolano nel mondo.
Beh, diciamo che ci abbiamo provato. Maurizio viene da sport molto più di squadra e molto più considerati sport, perché lui viene dal baseball, dal football americano, mentre io vengo dalla danza classica. Sono cresciuta con Caterina Ricci, la danza ha veramente permeato tutta la mia vita. Diciamo che abbiamo unito queste nostre peculiarità, io quella diciamo artistica della danza, Maurizio quella dell'agonismo che ha poi diciamo, ha cercato di trasmettere a me. E veramente è stata una grande sfida, forse prima di tutto con noi stessi siamo riusciti a ottenere risultati che per noi sono importanti, perché al di là delle medaglie, perché comunque abbiamo ottenuto ormai da anni il titolo italiano, siamo terzi ai campionati europei, Maurizio è campione europeo di una specialità singola internazionale che è il Salsa Shine, così come terzo al campionato del mondo per il secondo anno di seguito. Preciso che noi gareggiamo in una categoria che negli internazionali è la 16 e oltre, quindi noi abbiamo un pochino da tempo superato questa età, però ci battiamo degnamente con ragazzi che potrebbero essere i nostri nipoti quasi, e mentre nelle gare diciamo fizze, no, se federali nazionali, siamo nella 18 e oltre, per cui veramente è anche molto bello competere con ragazzini giovanissimi ma con cui condividiamo l'entusiasmo e ci danno stimoli sia a tenerci in forma ma anche a non... diciamo non sentirci inadeguati in pista vicino a loro. E quello che si crea al di là del minuto di gara in cui si è fra virgolette nemici è veramente uno spirito meraviglioso che io auguro a tutti i giovani veramente come cosa. Quindi diciamo cerchiamo di tenere alta non tanto la bandiera nel senso di medaglie ma veramente di uno sport senza età e di un entusiasmo senza età. A te chiedo un consiglio per le tante ragazze che ci seguono, perché avvicinarsi alla danza e soprattutto alla danza sportiva? Ma prima di tutto è bello. È molto bello, è un mondo molto da Cenerentola, molto di lustrini, molto da spettacolo e tutto, ma anche molto tuttora, molto, molto pulito, che dà veramente molto entusiasmo. Poi siamo donne, quindi aiuta a mantenersi in forma, a stare bene insieme agli altri, e che per chi vuole intraprendere la carriera agonistica direi di approfittare ancora di un momento in cui c'è uno sport sano. Fabio Tosti, oltre a partecipare a questo interessantissimo corso, tu sei preparatore atletico, quindi un artefice dei grandi successi di Barbara e Maurizio. Gli artefici sono loro che hanno un gran talento, io magari posso seguirli per limitare quali sono le problematiche che un'attività agonistica può portare. Le varie problematiche sono innumerevoli perché diciamo che lo stress fisico, e non solo fisico ma anche mentale, possono nuocere alle articolazioni, ai muscoli, mandano in tensione determinati apparati muscolari specifici della danza in questo caso, ma anche negli altri sport possiamo trovarci di fronte a delle patologie da sovraccarico funzionale. Quindi il mio lavoro, tutto sommato, è quello di potenziare il corpo dove ce n'è bisogno, detenderlo dove ce n'è bisogno e ripristinare la struttura muscolo-scheletrica pronta per l'attività agonistica soprattutto, che in loro è molto diciamo, intensa. Che tipo di benefici regala al corpo, sia a livello fisico che psicologico, la danza sportiva? La danza sportiva è indubbiamente un'attività ludica molto coinvolgente, fatta da un neofita, da chi si approccia come me oggi, si approccia per la prima volta a affrontare il primo corso base della danza, però fatto l'attività agonistica comporta un gran cuore, una estremizzazione del gesto dal punto di vista della flessibilità e della resistenza soprattutto. Ricordiamo che le attività di agonistiche durano 2 giorni dove i ragazzi ballano 6-7 ore di fila. Potete immaginare che c'è bisogno di una buona preparazione atletica. Quali sono le caratteristiche che hanno reso sia Barbara che Maurizio così performanti a livello internazionale? La loro passione, la loro determinazione, la loro tenacia.
La mia attività, l'attività appunto della ginnastica Pilates, sia uno studio qui al centro di Ascoli della tecnica Pilates, è adatta a compensare quali sono i traumi dell'allenamento del danzatore a 360 gradi, quindi dalla classica, anzi specificatamente il signor Joseph Hubert Pilates sviluppò questa sua disciplina a New York nel 1934 in poi, collaborando con i promotori della danza contemporanea, quali Martha Graham, George Balanchine, eccetera, eccetera, che davano ampia possibilità al signor Joseph Hubert Pilates di operare sui propri ballerini traumatizzati, ripristinando nell'immediato la loro funzionalità.